Ciao ragazzi, buonasera o buongiorno, ma io non ci sto capendo niente più, i giorni sono tutti uguali. Beh, vi ricordate? Ci siamo lasciati con questa immagine venerdì. Gesù è crocifisso, perché da qui parte tutto, da qui inizia una vita nuova. La nostra insieme con lui. Una vita nuova, segnata dalla resurrezione. Quella di Gesù, insieme con noi. Quella di Gesù, per noi. Ricordare a noi, a tutto il mondo, che la morte non è la fine. Anzi, è l'inizio di una vita nuova. Una volta. Si fermò e gli disse: non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Ma è passata l'ora della morte, è finito il momento della tristezza, perché oggi è Pasqua. Oggi è nata per noi una possibilità. E si accendono le luci. Questa morte non è stata inutile. Entriamo in questo mistero, in questa domenica. È Pasqua, la Pasqua del Signore. Mamma mia! Ma anche la nostra Pasqua, la Pasqua di chi ha accolto quest'amore e l'ha portato nella sua vita. Andiamo a vedere insieme. Che cosa successe quel giorno? Ciao ciao! In quello stesso giorno, il primo della settimana, era domenica, due discepoli stavano tornando a casa. Erano diretti verso Emmaus, una città a 11 km da Gerusalemme. Era il terzo giorno quella mattina, dalla morte di Gesù. Che peccato! Ma aspettavo grandi cose. Poteva essere lui. Senti, Niculì. Ma io certe cose ancora non l'ho capito. S'aveva fatto una promessa. Aveva detto: diventerò il re. Sarò grande, vi farò grandi con me. Poi, non ho capito. Ma perché sta promessa? Perché sta promessa non si è mantenuta? Cleopa. Ma a proposito, ma cosa sto stillendo solo? Ah, lasciami sta. Tengo l'occhio abbuffato. Sono 3 giorni. Tra pianto, tristezza, amarezza. È meglio che tengo l'occhio commigliato. Tu piuttosto, Nicolì, ma che sto stillendo? Cleopa, non ne parliamo. Mi sto fatto del coronavirus, ehi?
L'ho chiamata pure a Vera, che l'era lente, e me l'ha detto: Niculì, se ne parla quando finisce l'emergenza. Non teniamo l'ottico, ma comunque che cosa brutta. Io mi aspettavo grandi cose. Fiendo Niculì, come dice l'Antico Testamento, guai all'uomo che confida nell'uomo. E che mi fa? Mica mi perso tempo. Fammi sperato. Hanno sperato un poco, a sta delusione. Che mi fa? Scusate. Scusate, ma abbiate pazienza, ma di che state parlando? Mi sento un poco sconfortati, un poco sfiduciati, ma magari. Oh, Niculì, guarda chi fa! Scusate! Scusate, ma perché sta fascia non fa bocca? La mascherina può virus. Abbiamo pazienza, è che sono 3 giorni che non parlo. L'ultima volta che ho parlato ho pigliato pure uno schiaffo. E sapete com'è? 3 giorni di silenzio. È meglio che mi metta la mascherina. Comunque, sentite, giovane, che la questione si è fatta antipatica. Noi tenevamo grandi aspettative, ma com'è, non sapete niente? No, non so c'è niente. Ricite, ricite. Facetemi capire. Dite, fatemi capire. Chif, se era un uomo qua, Gesù, il Nazareno. Niculì, come ci ha mai spiegato sta cosa? Il Nazareno, in questi anni, ci aveva raccontato che lui sarebbe diventato il re, che si sarebbe fatto intronizzare, che davanti a tutto il popolo Dio l'avrebbe fatto grande. Ma noi abbiamo visto opere, abbiamo visto, Niculì. Sì, è vero. Sì, è vero. E poi, cosa disse? Si è venuta qua e si aveva promesso che lui avrebbe liberato Israele. Why you, Mobekiriset? Vi libererò dalle vostre schiavitù. Vi libererò dai vostri oppressori. Fino a Bosiend. Come è arrivato a Gerusalemme? 3 giorni fa è stato arrestato. I sommi sacerdoti l'hanno condannato ed è stato ucciso, crocifisso. E Cleopa, ma lui sputa quando parla. Se non avete capito, Cleopa tiene un problema. È stato crocifisso. È morto. Però, sentite sta cosa. Alcune donne delle nostre, poi, Niculì, parla piano. Alcune donne delle nostre ci hanno detto che non ci stava più nel sepolcro. Dice che è risorto. Sì, Maria di Magdala, è giù dei corsi. Stamattina, stamattina. Sì, stamattina. Stamattina è giù dei corsi e non l'ha trovato. Ma che volete fare? Noi torniamo a casa. Ci aspettavamo grandi cose, tenevamo grandi aspettative e siamo stati delusi. La cosa è che nessuno l'ha visto. Nessuno, 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 Ma voi dove state andando? Vi accompagno, perché mi sa che non avete capito niente. Stolti e poveri e duri di cuore. Cammino facendo, ve lo spiego io. Andiamo bene, venite appresso a me. e si incamminarono verso Emmaus, questo strano uomo avanti e Niculina e Cleopa dietro lo seguivano. A un certo punto, dopo qualche ora, dopo che questo gli aveva spiegato di tutto e di più, gli aveva raccontato di come questo grande profeta sarebbe dovuto diventare ancora più grande, partì da Mosè e spiegò loro, attraverso la storia di Israele, attraverso i racconti, facendogli rivedere i grandi gesti che aveva compiuto, che in realtà Gesù veramente era un liberatore. Poi arrivarono a Emmaus, davanti alla loro casa, una casa umile ma onesta. Allora Cleopa disse a quell'uomo: Sentite,
se è fatto tardi. Che dite? Rimanete a cena con noi. No, guardate, non è cosa, disse quell'uomo. E chiam, non mi fate insistere. Su, 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 or su. Entrate con noi. Ma è cose poco. Non teniamo tante cose. Andiamo belle, venite con noi. Poi dopo cena, se tenete genio, partite. E va buono. E che vi devo dire? Andiamo. Allora entrò in casa e fu a tavola con loro. Prese il pane, ringraziò il padre per quella gioia che aveva ricevuto. Lo prese tra le sue mani. Lo spezzò. E lo diede loro dicendo: prendete e mangiatene tutti. E dopo che quell'uomo ebbe spezzato il pane, lo riconobbero. Non era un appestato di Covid. Era Gesù. E si aprirono loro gli occhi. Ma non era un problema di occhiali. Era un problema di cuore. Non lo vedevano. Non lo hanno riconosciuto. La loro rabbia era troppo grande. Ecco perché adesso non potevano restare più a Emmaus. Erano pieni di gioia e uscirono da quella casa. Oh, mamma mia, sta cosa è grossa assai, l'amma ricevere a tutto quanto. Cleopa, fam presto, curro. Cleopa, corri, vieni subito, lo dobbiamo andare a dire ai discepoli. È vivo, l'abbiamo visto. Aspetta, Nicolì, ma andiamo insieme. Che capata, mamma mia. L'abbiamo visto, è lui. È veramente risorto, è veramente... Vabbè, chi le tiene problema? È veramente risorto. Sì, 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 è veramente risorto. Sì, è veramente risorto. Andiamo a Gerusalemme. Orfu, orfu, orfu dunque. Andiamo a Gerusalemme. E chiam Cleopa. Quanta uomk. Andiamo a Gerusalemme. Quante volte come Cleofa e come Nicolino, quello che teniamo nel cuore si chiude gli occhi. In un brano del Vangelo Gesù ha detto: la verità vi farà liberi. La verità è che noi siamo nati per essere vivi, ma per vivere dobbiamo tenere libero il nostro cuore, e allora possiamo accogliere la verità. Che parole difficili, Pasqua! Dobbiamo tenere gli occhi aperti, sì. Se no facciamo la fine di Cleopa. L'ha tenuto accanto per tanti chilometri e non si è accorto che era lui. Potrebbe stare accanto a noi tutti i giorni e non ci accorgiamo che è con noi. Pasqua è resurrezione. Pasqua è vita nuova. E per avere una vita nuova dobbiamo tenere il nostro cuore libero. Sì, sì, perché se il nostro cuore è libero, i nostri occhi sono aperti per vedere. E se i nostri occhi sono aperti per vedere, vedremo lui accanto a noi. Santa Pasqua, ragazzi. E mi raccomando, non va a buffare le cioccolate. Ciao, ciao. Ciao, Don Pasquale. Anche noi abbiamo aperto gli occhi. Auguri di buon Natale.